chi si è prenotato all'orto botanico, partiremo alle 6.30 da Piazzale Portavalle. Alle 6.30? Si lascia a Piazzale San Savino, però noi partiremo da Piazzale Portavalle alle 6.30. Dopodiché andremo anche a vedere una villa seicentesca lì a Firenze di Silvana Zamparini, quella che ha l'agriturismo Fonte Celoni, una villa seicentesca con 5-6 ettari di parco, con dei quali all'interno del Vasari, roba molto nel primo pomeriggio, quindi mangeremo l'orto botanico, alla fine dell'escursione faremo due gruppi, un gruppo entrerà alle 11, l'altro alle 11.30 con la guida che ci spiegherà l'orto botanico. Finita l'escursione mangeremo i panini e poi andremo il primo pomeriggio a vedere questa villa seicentesca di Zamparini e poi faremo un giro per finire dentro il centro storico di Firenze, che svolgerà così la giornata. Poi stasera, nella seconda parte della serata, oltre che Aurora ci farà sempre vedere le erbe insieme al primo dal vivo, stasera ce ne sono anche molte diverse rispetto ai giorni precedenti, già ho visto, c'è qualcosa di sicuramente diverso. Ci sarà possibilità anche di degustare il miele che ci ha portato Aurora. Era la promessa, grazie. E non solo, il miele di Tarassaco, fatto in due modi diversi, uno è magico, un altro non è magico. E poi ci sarà anche a degustare una salsa all'ortica preparata da Marcella, quindi c'è un doppio assaggio stasera. Quindi sarà una serata abbastanza lunga e impegnativa. Ok, ciao Francesca, grazie. Cominciamo subito. Prima parte dedicata alle slide. Qualche erba l'abbiamo già vista, qualche erba la vedremo, no? E seconda parte dedicata alle erbe dal vivo. E Aurora, quando devi qualcosa, intervieni senza problemi, capito? Sono contento. Chiedete, interrompete, fate tutto. Allora, tratteremo anche delle erbe non commestibili, tossiche. Lo scopo del corso qual è? È quello di conoscere non solo erbe commestibili, utilizzabili in cucina, ma anche quelle tossiche, ok? Quindi ne vedremo qualcuna di pure quelle tossiche da non raccogliere, da conoscere ma non raccogliere, ok? Teniamo la luce e cominciamo. Sono una cinquantina di slide. Faccio sempre vedere la foto iniziale, no? Come al solito, con la descrizione e poi una foto, diciamo, ingrandita della specie, ok? Quindi il consiglio che vi do comunque di prendere nota almeno magari della specie che trattiamo in modo tale di poterla vedere a casa magari su internet o su qualche libro comunque di dargli un'occhiata, okay? Anche perché c'è tempo comunque di rileggerlo, quest'anno il corso è abbastanza diluito, quindi c'è possibilità anche di vedere tutte queste erbe che trattiamo sia sulle slide che dal vivo durante la serata e durante le escursioni. Le Boraginace sono una famiglia abbastanza importante, abbiamo i fiori anche qui, l'organo maschile e l'organo femminile, quindi androcea ginaceto, ermafroditi, qualche volta asimmetria raggiata, quindi li chiameremo attinomorfi, qualche volta asimmetria che tende allo zigomorfismo. Il calice potrebbe essere gamosepalo, anzi la maggior parte delle volte è gamosepalo, ossia con i sepali uniti, saldati fra di loro, generalmente a 5 sepali. La corolla è gamopetala o dialipeta, quindi dipende dalla specie, se abbiamo una famiglia a contenitore più grande. I fiori sono di diversi colori, bianco, blu, rosa. L'impollinazione è a carico di insetti. Il frutto è composto da 2 o da 4 medicarpi o acheni. Infiorescenza, per la maggior parte delle volte, è a cima scorpioide, a forma di scorpione. La pianta più importante della famiglia delle Boraginace è la Boragine, un'erba molto importante, molto conosciuta, molto apprezzata, molto comune nelle nostre parti, soprattutto a bordo strada, nei terreni ghiagliosi, ricchi di scheletro, di carbonati. E la Boragine deriva appunto dal termine borra, che indica proprio una lana setolosa di pecora, per indicare appunto la pelosità, diciamo, la consistenza proprio della foglia, che è una foglia estremamente pelosa, ruvida, da qui appunto deriva il nome Boragine, da borra. È un'erba che possiamo trovare comunemente in questi periodi di fiorita, quindi se ne vede tantissima. Il fiore è un bel fiore a cima scorpioide, questi sono gli stami in forma di scorpione, un bel fiore a corolla dialipetala con 5 petali staccati
l'uno dall'altro, asimmetria raggiata, attinomorfa, no? E il fieno può essere utilizzato anche per candire, per utilizzare in cucina come dolci, con il gelato, tantissimi modi, si può mangiare anche da crudo, no? E, la foglia si può mangiare cotta, la foglia è una foglia pelosa come abbiamo detto, è una foglia picciolata sulla rosetta basale, è sessile la foglia caulina, quindi sono foglie completamente diverse. Una c'ha il gambo sulla rosetta basale c'è il gambo, mentre quella che sta sul caule, sul rachide, è priva di picciolo, quindi si dice sessile la caratteristica, no? Abbiamo detto che la foglia è completamente venata, con delle venature in rilievo, c'ha un sapore di cetriolo, però contiene degli alcaloidi che sono molto abbastanza dannosi. Degli alcaloidi si chiamano pirrozolidinici, quindi se la consumiamo è bene non consumarla in grosse quantità e per periodi prolungati, evitare di mangiare per periodi prolungati, ok? Se la vogliamo mangiare una volta, va bene, ci facciamo i ravioli, l'impasto per i ravioli con la ricotta, la facciamo bollire, eventualmente facciamo bollire i rachidi centrali e poi le mangiamo in pinzimonio, le coste, ok? Si può fare anche quello. Però l'importante, siccome è un'erba molto buona, che ci invita una volta mangiata a rimangiarla, perché ha un aroma molto molto gradevole, bisogna stare attenti a non mangiarla spesse volte, per questo motivo qua, perché contiene comunque delle sostanze che sono termostabili, che non vanno via con la cottura, parte ne va via e parte ne rimane, e quindi c'è un accumulo anche sul fegato, sull'organo di filtro, okay? Quindi bisogna ricordarsi che la borragine va mangiata, va degustata, va utilizzata anche a livello, diciamo, anche officinale, no? Diuretica, depurativa, rinfrescante, però comunque bisogna farne un uso moderato, come tutte le borraginacee. Vuoi dire qualcosa, Rob? No, soltanto che la borragine è una delle piante che viene, non nelle nostre zone, perché comunque non è molto frequente nelle nostre parti, confusa con la mandragora. Sì. Molto frequentemente gli avvelenamenti a causa della mandragora sono perché comunque c'è questa confusione con la borragine. Sì, 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 sì. La mandragora adesso dalle nostre parti è pressoché inesistente, sì, però sì, principalmente in Sicilia. Sì, sì, l'odore qui pressoché inesistente. Però comunque una pianta per certe specie sì, è sì, molto simile. Molto simile, però questa è comunque un'erba molto comune che nelle nostre zone è quasi inconfondibile con nessun'altra specie, insomma. È molto facile. Ok? E il caratteristico è il fiore a cima scorpioide. A cima scorpioide, adesso vediamo il rendimento della foto, molto bella, ok? La foglia è molto pelosa, irsuta, ruvida e con delle venature in rilievo. La borragine, stasera sicuramente mi pare che c'è, la vedremo. Comunque è un'erba molto molto comune ed è molto buona a livello culinario, commestibile. Un'altra erba che non c'ha, diciamo, che viene utilizzata nella produzione di miele, quindi nella pianta mellifera, no? Ma non c'ha proprietà officinali particolari, no? È il ciucciamele, l'erba vaiola. Il nome scientifico è la Cerinthe major, è un'erba pure questa molto molto comune, fa parte anche questa delle borraginacee. La caratteristica qual è? È di avere una foglia un po', diciamo, ovata o bovata, no? Con delle maculature che sembrano quasi delle verruche in rilievo, consistenti. Quindi anche questa foglia è con l'immagine un po' setoloso, è ruvida sulla pagina superiore, dovuta alla ruvidezza, dovuta a queste maculature, queste chiazzature caratteristica, e certe volte si può presentare anche senza queste chiazzature, all'inizio, quando è giovane in particolare, con una foglia tipicamente carnosetta, abbastanza carnosa. Il fiore è un fiore giallo, ha simmetria a corolla zigomorfa, quindi con la corolla tipicamente a petali saldati.